Eccoci tornati su Ark, come sempre, vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, per quanto riguarda oggi andiamo a fare il quarto boss che ci manca. E poi tocca capire un attimino quello praticamente tempesta con cosa dobbiamo affrontarlo più che altro. Perché sinceramente non credo con quello ghiaccio a sto punto, perché quello ghiaccio faceva più danno su quelli di terra, quello tempesta. Sinceramente non lo so. Ho tipo quello natura può andare per esclusione, no? Però per il momento ci andiamo a fare quello natura, che credo vada bene, diciamo, il nostro draghetto spinoso, o almeno spero. Quasi quasi sapete che mi fermo di nuovo qui. Poi in realtà non era male come location. Dovrei soltanto magari togliere gli alberi, sapete? Che ostacolano poi i dardi. Perché se riuscissi tipo a incastrarlo da qualche parte, poi gli vado a sparare i dardi da lontano. Easy. Grande così, togli tutto. Ole. Che meraviglia. Almeno c'è un po' di spazio. Allora, salvami i dadi che non si sa mai. Ci avrei un'altra pozione Hulk, ma la vorrei conservare. Perché se quello tempesta piglia danno da quelli natura, a quel punto, cavolo, tocco utilizzare lo ptero con la capriola e per evitare di fare 872 milioni di click, probabilmente mi conviene utilizzare quello. Allora, per quanto riguarda il draghetto spinoso, con le pozioni sta a posto, io spero che... No, guarda, facciamo causa dell'inventario mio. Spero che vada tutto bene. Teoricamente, se tipo lui sta lì, no? E io metto da ste parti. Non credo ci serva. Oh, cavolo. Bro, non pigli danno, però. Te prego, non vuoi shottarlo. Quanta stracavolo di vita c'ha? Ok, era un po' più tragica del previsto. No! Cavoli ha vita. C'è un hitbox strano comunque. Ottimo, si cura pure. Mi sembra un po' OP come cosa, cioè, con tutto il rispetto, però... No, raga, non ci credo, ho fatto crash al gioco. A me comunque viene il dubbio che magari quello di fuoco fa più danno su quello di ghiaccio. Per quello natura, allora effettivamente che caspita d'elemento ci vuole, cioè non... Non lo so. Buono che non pigliavamo tantissimo danno, ma il problema sapete qual è? Che comunque, caspita, la vita non gli andava giù. Posso fare un tentativo sicuramente col gorilla, ma il problema è il refull esagerato che c'ha, perché capì? Se stai magari con altre persone, siete magari in 4, no? Avete 4 dino che fate danno e nel frattempo però vi curate. Io pure se addomesticassi dei T-Rex o, non lo so, meglio dei T-Rex, altri gorilla, attacco a Pedù, non lo so. Spero di sì, perché sono distingui, però ehi. Comunque, scherzo a parte, cioè anche mettendo altri dino nel fight, facendoli fightare contro il boss, raga, quelli 3-4 hit si pigliano o muoiono, cioè nel senso, non è che può tenerli... Non è fattibile. Vabbè, dai, facciamo un tentativo col gorilla. Credo sia l'unica, sinceramente. Almeno capi, il gorilla c'ha la sassata, toglie un botto, toglie 600. Può essere anche fattibile, ma perché se no, non saprei proprio. Sincero.
Ma si è pure buggato in pietà. Però tu ma danno me la fai. Ma? Quindi in realtà o quello Frost fa più danno contro quelli in natura. Io povero Rastellino confuso. Quindi a sto punto quello di fuoco va bene con quello di ghiaccio. E ci sta. No raga, ma gli tira certe botte su stratosferiche. Io proprio boh, ok. Wow. Onestamente inaspettato. A di prova la verità. Cosa stracavolo? What? Ah, c'aveva il minion tipo. Ma questo non c'aveva i tornado, c'era proprio il minion così. Ma onestamente è abbastanza incredibile il tutto. A sto punto quasi proverei a fa pure. Dammi le perle. Poi è finito. Non vedo più quell'altro. È una, grazie. A sto punto, dai, proviamo a fa pure l'altro. Secondo me ci può stare. Salvami i dati. Poi in caso scappiamo, poi niente. Quindi il vulcanico lo devo andare ad utilizzare contro quello frost, che in realtà ha anche senso. Però natura, tipo foresta contro quello di fuoco, mamma mia, questo mi sembra proprio nervoso. Quanto mi ha fatto? Ma sei pazzo. Faccio un bot. Ma mi fa veramente male. Cioè, ma converrebbe quasi scappare. Raga, ma toglie 500.000. Mannaggia all'asinello. Fai troppo male, cioè. Aiuto. Se ci arrivo dall'altro lato è incredibile. Mamma mia. Voglio vedere pure come ci arrivi, dai. Ci vedo un cavolo, però. Togli st'albero. Non ci credo. È Spider-Man. Cioè lui mi colpisce, non posso colpire. Ma tu guarda che storia. È un mostro comunque. Questo elettrico veramente, caspita. Ho pigliato non so cosa. Io c'ho paura a scendere. Guarda che botte, come dire. È un pochettino eccessivo secondo me. Per fortuna che almeno non serve full. Se solo riuscisse a colpirlo, tipo. Ecco, bravo, mettiti così. E mo tiri sotto di me, ma non è che c'ha proprio senso. Se tipo ya tiro e salto. No, non è basket, è arc. Ci sta. Ok, cavolo, non è proprio semplice, ma dite che ancora è grasso. Vorrei almeno togliere st'alberi per garantirmi dopo la fuga, ecco. Non riesco a resistere abbastanza ad avere tutte le pozioni fuori CD, no?
Capisco perché ora non piegheranno, però. Ok. Ti ho fatto. Mamma mia, però. Cioè, non può dare ste hit. Sono veramente troppo, da. Vabbè che la Sella non è potenziata, credo. Anche perché non credevo di utilizzare lui oggi. Quanti secondi c'ho per l'altra? 3 secondi, ok. Cioè, ok, mica tanto. Chissà Broodmother a sto punto. E quella tira proprio le sferette, no? Quella fa tantissimi hit. Mamma mia, che casino. Devo aspettare, ma devo rischiare. Eppure. E purtroppo questa qui verde dura veramente poco. Via. Devo far ricaricare la pozza. Cioè, io posso stare sotto soltanto finché c'è la pozione della cura attiva, sennò. Più che altro non mi si ricarica l'ossigeno. Per fortuna almeno non serve full, non è proprio semplice però, ehi. In qualche modo. Ci dovremmo arrangiare. Cioè, guarda quanto vita ha tolto. Ho tolto 1,5 milioni di vita, raga. Proprio così. Ci mancava pure quello che mi toglie l'ossigeno. Mi fa attaccare. Dai, dai, dai. Non c'è più pozza. Cioè, c'è un cooldown. Mamma. Sarò onesto. C'era un 40% di probabilità che ci lasciasse le penne, perché erano tutte e due incidi le pozze. Quando mi ha stunnato, le probabilità che ci lasciasse le pinne erano salite al 70%, quindi fantastico, ci è andata a dir poco delusso. Ora praticamente noi abbiamo affrontato, fatemi pensare un attimo, quello idro, quello di fuoco, quello terra, idro, fuoco, terra, e che ci manca più? Ah, solo quello di ghiaccio, ok. E a sto punto quasi quasi vado a fare anche quello lì, The Summon. Almeno ci facciamo anche quello. Tra l'altro ci sono anche sti egg incubator craftabili, tocca provare. Però per il momento direi, ci fermiamo un attimo, vado a fare il Summon, così ci finiamo ad affrontare tutti i boss elementari. Piantiamo tutti quanti i semini e poi dal prossimo episodio possiamo cominciare magari a provare sta cosa dell'incubatore craftabile. E perché no, anche magari a prendere un dino bionico. Le selle in realtà. Sì e no, sono abbastanza fattibili. Ma però qua più che altro parlo, perché se da base comunque c'è 800 di costo, uppandola, diventa stratosferico il costo. Vabbè, ci vediamo tra un attimo. Allora, direi che qui può andare. Non dovrebbe essere un problema. Anche perché credo sarà abbastanza semplice, la verità. È quello da ghiaccio. Questo è da fuoco, caspita. È da danno, ne deve pigliare. Perché sennò diventa incredibile. Più che altro è sfizioso questo qui perché colpisce tantissime volte, tipo.
insomma. Però fa male. Vabbè, che la sella ce l'ha buona. Quindi come regola. Come regola il cavolo. Dovrebbe resistere. 23-27.000, però sono tante hit. 4 e 6, 200.000. Dipende. Tra i 200 e i 400.000, non ben capito in base a che dipende, però. Capite che non siete un cavo. Ci vorrebbe tipo una visuale panoramica, però qua visuale panoramica con K. Poi non riesco a vedere la vita, quindi forse è meglio evitare. Ma comunque dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Dai, vai giù. Tra l'altro mi sa che non ci riesce a ghiacciare perché comunque c'è da fuoco. Cioè, se ghiaccia quello da fuoco può essere un attimino strana come cosa, no? Poi comunque attacca veloce il draghetto spinoso, al finale non consuma neanche tanta stamina. E comunque non era neanche al 600. Cioè, se magari riuscivamo a beccare 2 al 600 con tanta vita e tanto danno, diventava molto più semplice. Evitavamo anche magari di dover uppare la sella, visto che c'è una quantità di vita abbastanza discutibile, cioè nel senso. Ora è arrivata a mezzo milione di vite. Mamma mia. No! Ho rischiato, eh. Quanto cooldown c'ha, puzza? No, è pure cooldown, ok. Mamma mia, però quanto urlano, c'è una cosa veramente. Fastidioso. Potresti andare giù per favore? Anche perché non si vede un cavolo. Dai, 10 milioni. Cioè, a volte togli 200.000, a volte 400.000. Penso che dipenda, magari fa 350.000 e quindi lo conta come 0,4. Ormai è andato comunque. No, noi stiamo a posto con la vita. Mamma che casino. Che poi non si vede un cavolo. Cioè, è tipo gigante. No, ma è giusto per sfizio, no? Speriamo che non faccia crashare il gioco. Cioè, rendo l'idea, guarda quanto caspita è. Bellissimo comunque. Però cavolo. Ho un casino che. A dir poco esagerato. Reward. Ok, direi di salvare i dati. Allora, le pozioncine me le piglio, salvo due volte perché una va bene ma due è meglio. E a sto punto vorrei fare un attimino un giro, anzi prima voglio dire una cosa. Frost purtroppo non c'ha Broodmother, cavolo.
C'è un gorilla, ma al 36, non... cioè scusa, 360, non va l'ape. Se ci fosse una viverna abbastanza alta, però mi piacerebbe pigliarla, giusto per provarla prima di passare poi. 87 in danno, 85, però questa c'ha più vita, ma vivo questa a sto punto. Prima di passare poi ai dinobionici, no? Lo so che ho salvato 3 volte, però... Non si sa mai. Però a sto punto non capisco quelli che spawnano tra virgolette selvatici in mappa che droppano il cuore. Effettivamente a che servono? Una volta che craftiamo tipo l'incubatore, dobbiamo killare quelli selvatici in mappa, ci droppano il cuore. E poi con quel cuore possiamo craftarci il nostro colosso dei vari elementi. Ma comunque quello natura, col fatto che se ne fullava un casino, era veramente rotto. Quello idro, sì, buono, però non lo so. Allora, per questa qui però devo fare un cambio ai dardi, devo mettere questi. Cavolo, speriamo di averne qualcuno in più. Ah, queste sono le due che erano spawnate nello scorso episodio. Comodissimo comunque questo fucile. Ah bello, non è saltato un cavolo il torpone, mi fa piacere. Vedete che sono maschi e femmine? Lo sapevo io, mannaggia la miseria. Pigliamo meno torpone, no? Però finché fai i fatti suoi, nel senso. Va pure bene, no? Mi preoccupa solo se si addormenta tipo in acqua. Forse qua sono un po' troppo lontano. Mettite dove te posso vedere però, per favore, dai. Se muore dal rapper però è ridicolo. Cioè, sei una vergogna di viverna proprio. Per loro che esce Ragnarok. Ragnarok con le mod overall è veramente comodissimo. Più che altro perché è grande la mappa, quindi bene o male dove spawna tutto. Caspita, questo è sveglio veloce. Pronto, mannaggia chi non tu dice. Ho pure droppato, ma non mi interessa. Ho visto una cosa gigante. No, ci credo. Cioè, veramente non ci credo. Non ci voleva, raga. Probabilmente la caverna è bella che andate, certo, comunque, caspita. Bello sto bug, ma ha tolto il cecchino. Pure i semi. Ma che cavolo. Cioè, ha tolto tutta la roba moddata, tipo. Ah, stanno pure a mangiare, mannaccia. Purtroppo non posso fare altro. Che vita c'ha sto caspita di cose? Comunque è stranissimo, cioè mi ha tolto veramente tutta la roba moddata. Mamma.
Ma sono visto blu. Cioè pure le pozioni tipo. Mannaggia, cioè, guarda, a volte. Ci volevo, vabbè. In realtà il polimero non è un problema, perché comunque ce l'abbiamo a quantità industriale. La rottura delle scatole è soltanto il metallo, perché pure la cement ha la pia delle dighe. Beh, niente, però. Che poi neanche a di se c'è cioè, crash del gioco, non lo so, te sono successo roba. No, sono morto, ma ha tolto tutta la roba moddata, cioè. Non lo so, è strano. Cioè, non è che mi ha tolto tutto. Cioè, ha tolto soltanto. Ha tolto soltanto gli oggetti della mod. Boh, non c'è proprio un senso logico, però. Ormai neanche mi stupisco più. Certo che magari potevo fare la pozione quella per refullare il grifone, però. Ma vorrei anche muovere, da quindi. Rischiamocela un attimino. Certo che è assurdo, però, veramente. Vola, grifoncino, vola, prima che si sveglia. Speriamo che almeno non mi ha perso troppi livelli, ma. È inutile che ve lo dico, cioè, nel senso, tra i colpi che gli ha dato il ratto, i colpi che comunque gli ho dato pure io, un po' sicuramente l'aveva perso. Ah, così divertente che ci ho perso anche un cecchino, capito? Siete contati i pozioni comunque di cura, vabbè. Cioè, vabbè, relativamente. Allora. Torna un attimo qua dentro, dove c'è uno sputo da vita del posto. Spero che non ci vuole la sella, più che altro. Un attimo ho pensato di aver fatto il crocchetto sbagliato. Infatti efficacia 61,6. 520. Ci dovrebbe prendere 160 livelli, quindi 680. A meno che non ci dà l'efficacia del 100%, però. Improbabile. Cioè, forse quello che è successo al gorilla era una botta. No, per favore. Che non mangi? Oh cavolo. Perché cavolo non sta mangiando? Ma è possibile che non funziona mai niente? Cioè, è incredibile. Ecco qua. Ora ci pensa anche il T-Rex a rompere le scatole. No, 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 no. Ptero. Grazie Ptero, cioè veramente la tua utilità è stata leggendaria. In realtà sono stato lento io, però. Facciamo finta di niente. Ora speriamo che mangia quella caspita di viverne, perché sennò mi ci ha fatto perdere un cecchino. Ora mi è riapparto la roba che c'avevo prima. E che sta succedendo? Cioè, mi ha ridato alcune cose e me ne ha tolte altre. E provo a chiudere il gioco. E a rientrare a sto punto. Mi sembra l'unica cosa fattibile. Niente, raga, anche riloggando. Non c'ho l'omega storage, caspita. Ora respawnando mi dà tutto, tipo. Ma. Vabbè, però almeno fammi spawnare, cioè. Così mi sembra veramente, non lo so. Ora due sono le cose, o c'è tutto o non c'è niente. Cioè.
Ah, perché giustamente ora sono morto due volte, quindi mi ha dato quello di prima, cioè non lo so, cioè, sono morto tre volte. Cioè ogni volta che risuscito c'ho metà dell'inventario, tipo. È abbastanza singolare come cosa. Inspiegabile, dovrei provare tipo a mettere tutto quanto dentro il grifone e poi a respawnare. Boh, roba veramente. Non lo so, raga, è inspiegabile. Aspettiamo un attimo che mangia viverna. Ah, cavolo, quello mio però. Sto attento a sto grifone perché c'è una quantità di vita a dir poco pericolosa, ecco. 12.000 di vita è un po' pochino. Se magari sta caspita di viverna si muove a magnà. È incredibile comunque, cioè la quantità di bug che mi becco su questo gioco sono una cosa. Io mo a quello, no? Che caspita gli dovrei fare? Gli canti di barzelletto, ma poi non gli toglie quasi niente. Ah, non gli fa danno. What? Ma che sto vedendo? Non lo so, raga, io veramente non ci sto a capire veramente un cavolo più. Onesto. Cioè, Verna non pia tanto. Dal cavolo. Però, l'altro dino che aveva colpito prima, sì, non lo so. Veramente. A sto punto spero solo si addomestichi perché vorrei provare a recuperare l'inventario. No, 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 non volare via, vabbè. Ma caspita fa colpire. Facciamo che mi segui, va. E qui. Caspita, Rino si è veloce. Sì, vabbè, ma che nebbia c'è? Allora, pozioncina dell'imprinting. Mamma mia, c'è 174, pare una vergogna. La terra, stessa cosa. Col sinistro ancora ancora, ma col tasto destro veramente è un danno a dir poco ridicolo. Cioè 174 un dino moddato, poi elementale, cioè. Manca la viverna vanita fa sto danno. Quello che caspita. Bellino. Magari però ci occupiamo nel prossimo. Voglio andare a vedere un attimo se riesco a sistemare sta cosa dell'inventario. Cavolo, comunque, ragazzi, è incredibile. Perché dovrei fare qualcosa del tipo: lascia tutto dentro da lei. Così. Poi praticamente andando in base, respawnando, dovrei avere il resto dell'inventario. In teoria. Poi se ci muoio di nuovo, ci pensiamo poi a come caspita risolvo. A parte che c'è una nebbia, veramente. Non ho idea di dove caspita sono, cioè non so se rendo l'idea, ma è un attimo. Adesso va a tornare indietro, pensa tu. Allora, tutto parcheggi qui. Io rispondo un attimino e incrociamo le dita che mi dia, ecco, il resto dell'inventario. Speriamo bene.
dimmi di sì, dai. Ok, per fortuna. Cioè, veramente, guarda. Qualcuno mi spiega il senso che tipo ogni volta che muore da metà dell'inventario, metà no, però. Ehi, è arc. Non ci fai niente. Allora, ridammi per favore il resto della roba. Grazie. E niente, raga. Episodio abbastanza tranquillo all'inizio e strano alla fine. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!